Amici di Medio Campidano TV, stasera 8 agosto del 2010, siamo a Genuri, dove assisteremo alla sagra Pane Gasio e Vino Arrabbiato. Bravo. Questa è la Vuvuzela locale e quindi dicevo, durante la sagra ci sarà anche il 14° Palio dell'Asinelli e oltre alle famiglie, come vediamo, quindi ci sono anche i nostri veri protagonisti che saranno i vari Plauto, Cicitu, Principessa, Arenegaul, Lollo, Pizzicone, Pinzello e chi più ne ha più ne mette. Il palio è organizzato molto bene dalla Proloco locale, naturalmente con tutte le misure di sicurezza previste. Lasciamo andare direttamente il sonoro ripreso dal vivo. Sono tutti, troppo imprevedibili. Ma sono tutti animali locali, c'è asini no, locali oppure. Patta, locali, no, cosa da di Argei, ce ne sono dei due paesi locali. vicini. Ma perché sono somari migliori da altre parti rispetto a noi oppure. No, perché sono razza sardo, diciamo. Non li troviamo qui vicino, bisogna andare un po' in giro per il sardo, paese cercare. Il classico asinello sardo, non quello grande incrociato. Non devono superare l'1,12 al Garrese. Vengono misurati prima della corsa. Comunque ho sentito. Però si misura la gamba davanti dove c'è quella striscia, visto? Sì, sì, sì. Se supera 1,12 non è più. Sapevo, oppure incrociato. Questa è la 14esima sagra. No, sbaglio, sbaglio 14esima, è sagra 13esima. Ok, ho capito. Bene. Perché la sagra è stata cominciata un anno dopo. Mi pare che il pubblico abbia risposto sì, molto sì, molto bene. La degustazione al centro, pane, gas e vino, pane, formaggio e vino. Pane, gas e vino a raso nella osnosa. Sardegna 1. Salone e Trigo, a Capio Tigre. Ago Tavati, bravo, girami sta conta. Dai, il numero 12 di Zerbe, dai Vertigo, a grande velocità, di Nardo 10 questo sole. E Gerry Bacrasi. Raga, vado a soffrire un po' in questo momento. Dai, vanno a diare che è tardi. Ecco, Ice, bravo, non c'è correndo meno. Adesso ha preso una grande velocità. Ci sono diversi somari che se la prendono proprio con calma. Ogni tanto parte, ecco il numero 6 che ha un passo assolutamente. Come dire, veloce rispetto a tutti gli altri. Il signore che sta correndo a piedi è stato buttato giù dalla groppa dal somaro. Dai Walter Gassadu! Questo ci andiamo, noi andiamo da leggero. Su, amistino! Vai ci batte, così! Bravo! Non sbagli di strada! È chiaro che si ride tanto e si fanno delle battute a doppio senso proprio perché. La manifestazione si presta a qualunque interpretazione. Spesso ci si confonde tra somari e reali e usare la metafora del somaro per indicare chissà quali altre specie, chiamiamole così. Alcuni si lasciano beatamente trascinare, altri devono essere proprio quasi spinti. Sì. Plauto, con Medda Daniele. Numero 2 Cicitu, con Sardi Luca. Uno dei somari si chiama Tappu Deotivu, in sardo si sa, insomma vuol dire già tutto questo.
questo nome. Portare un nome del genere è una, sicuramente una garanzia di grande qualità e attitudine. Finalmente essere testardi è una caratteristica con tutti. Dove banda ci ha trapezzo, sta travati contro me. C'è argomenti adesso. Il numero due che non ha nessuna intenzione di prendere il verso di da destra. E va a camminare. Ai, amo mio. Hai visto qua, tu vorrai. Vai, attivate da su pubblico, no. Non ti incazzi fin due, cammina sette. Ai, bravo. È innamorato. Ah, bravo principessa. Ecco, ecco in partenza il numero 7. Al rimorchio varò. Ahi, ci devo andare, molti cammina. Vai Luca, vai. Anche vado sul carburatore ributto. Dai, è 5. Dai che gara sta facendo il vincino. Parito dopo sui piedi questo marito. Dai, vinci il pezzo, già è delicato. Fatito dopo sui piedi. Ahi. Questa gara che ci riesce. Ecco, bravo. Finalmente. Sì. Non vale, invece sui piedi, Pigi. No, devi fare almeno il 50% in groppa, che no che lo disastro. Ma se c'è quanti urti? Ma mica quello per curare per il capello basso. No, Pigi, Pedro, che le da ripendi. Dai, ancora 2 centimetri. Tira sul cubo. E alla principessa e appunto non ci sono discussioni. Margherita montata da Manis Vito, poi la numero 8 Quarrenna Gau con Melis Sergio, numero 3 Lollo Adari Cristian. Adesso si prepara una nuova batteria, vediamo come sarà semplice, quanto sarà semplice portare i vari protagonisti sulla linea di partenza, un po' complicato. Dai Cristian, buonanotte. Dai, pronti belli. Pronti? Finalmente lo schieramento di partenza è pronto. Quando si dice stare proprio in mezzo agli asini. Dai, aspetta. Partiti, non c'è storia, si parte senza nessuna regola. Questo signore c'ha qualche difficoltà a stare in gruppo. Forza! Vai alla prima. Margherita, forza! Oh Margherita! Numero 11 Margherita sta per tagliare la...